Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Destination Six Days. Oggi sono a Varzi per scoprire e parlare delle tradizioni e del territorio che ospiterà la prossima 6 giorni di enduro. Andiamo! Adesso ti porto in un posto speciale. Sì? Un posto segreto, che lo sanno in pochi, ma un posto speciale. Con pazienza. Buongiorno! Buongiorno, prego, buongiorno. Accomodatevi. Compriamo la chicca di Varzi. Venite ad assaggiare il fiore all'occhiello del nostro paese. Che cos'è? Il salame di Varzi. Ah, ma io conosco il salame. Che cos'è il salame di Varzi? Non è la stessa cosa. Il salame di Varzi è la nostra eccellenza, è un prodotto unico. È un salame ricco di storia e di tradizioni e di cultura. Sono cenni storici che arrivano addirittura al periodo dei Longobardi. Poi sulle tavole dei Malaspina, che erano i signori indiscussi della nostra valle, e poi piano piano, grazie alle vie del sale, ai mercanti, eccetera, è arrivato in tutta Europa. Bisogna assaggiarlo? Bisogna assaggiarlo, appunto, perché parlare non basta, bisogna sentire il profumo e bisogna gustarlo. Proviamo? Proviamo. Proviamo l'esperienza. Allora, avremmo dovuto essere in una cantina, perché le cantine sono la ricchezza di Varzi. Noi abbiamo delle cantine antichissime, costruite dai nostri anziani con maestria, dove c'è tutto. E poi c'è il microclima, perché abbiamo addirittura, cioè abbiamo il torrente Staffora, abbiamo il connubio tra la brezza marina che arriva dalla Liguria, che comunque è vicino a noi, che si incontra con la nostra aria di montagna e quindi rende la stagionatura una cosa veramente unica. Provate. Proviamo. Provate e poi vi dite. Spettacolo. Spettacolo. Complimenti. Ma qual è il segreto della ricetta del salame di Varzi? No, praticamente vengono utilizzate tutte le parti del maiale. Poi vengono, va bene, accuratamente selezionate, perché viene tolto il nervo piuttosto che, e viene legato a mano, e quindi è assolutamente artigianale. Basta di un'altra cucina che non ho capito bene il gusto. Va bene. Buon cibo e questi paesaggi meravigliosi sono stati la star di oggi, dell'episodio di oggi, ma il meglio deve ancora venire. Questa Destination Six Days ci farà scoprire ancora molto sul mondo dell'enduro. Quindi continua a seguire Destination Six Days. Ciao!